Ciao da Raffaman e da Razza dei Tafton. Con questo video inauguriamo una nuova rubrica, una serie di appuntamenti che potete seguire sia sul canale di YouTube che sulla pagina di Facebook. La rubrica appunto è Just Roots, quindi proveremo a spiegarvi, a raccontarvi, a suonarvi la reggae music, soprattutto la roots music. Roots music che è una musica complessa, quella che noi amiamo tanto, nel immenso calderone che può essere il reggae tout court, fatta di brani intimistici, di brani spirituali, di brani sociali, e vogliamo farlo cominciando con un brano di tutto rispetto che fa parte proprio delle pietre miliari di questo genere, della roots music, che è Chase the Devil di Max Romeo. Max Romeo, che è Maxwell Livingston Smith, è un simpatico signore di circa 70 anni che nasce in Giamaica nel 1944. La sua vita inizia, come molti artisti di quel tempo, tra gli stenti. Si trasferisce giovane, adolescente, a 14 anni a Kingston in cerca di fortuna e, stranamente, come potrebbe avvenire ai giorni nostri, la sua carriera musicale comincia quando vince un concorso per giovani promettenti, giovani voci promettenti. I suoi primi singoli, stranamente, hanno molto successo più che in Giamaica, in Inghilterra, soprattutto alcuni singoli un po' osè, potremmo definirli, tra cui Wet Dream, che spopolarono tra la popolazione, anche se censurati dalla BBC inglese. L'incontro che farà svoltare la carriera musicale di Max Romeo è quello con il mitico Lee Scratch Perry. Chi altri in Giamaica in quel periodo poteva imprimere le sue mani e cambiare la carriera musicale di una persona? Era proprio lui. Con lui nel Black Ark Studio, con i Upsetter, ha inciso capolavori come Whip Loud Day, Chase the Devil, War in a Babylon, e così è approdato poi alla Island di Chris Blackwell, altro mostro sacro della reggae music, incidendo l'album War in a Babylon, da cui è tratto uno dei suoi singoli più famosi, che è One Step Forward. C'è da dire che Lee Scratch Perry non prese bene questo passaggio a una major, se possiamo così definirla, tant'è vero che lì racconta che nello studio di Lee Scratch Perry c'era la foto di Max Romeo con scritto giù da sotto, e conoscendo il carattere mite di Lee Scratch Perry non abbiamo nessuna difficoltà a credere a questa storia. Chase the Devil è un brano duro, tosto si potrebbe definirlo, è un brano biblico, sicuramente affonda le radici nella cultura reggae rastafariana. Max Romeo è diventato giovanissimo rastafariano e invita senza mezzi termini a scacciare il diavolo, il demonio, e a vivere una vita retta. In realtà, al di là di questa interpretazione più biblica, forse il pezzo ci invita con un fare attivo, non semplicemente di riflessione, ma a fare qualcosa in modo da scacciare le nefandezze, le malvagità, a mettere una corazza e a combattere quelli che possiamo definire il male in maniera generica, tutto quello che forse nel mondo va storto, e di cose che vanno storte ce ne sono tante. Quindi noi la prendiamo anche come un'esortazione a svegliarci un po' e a capire quali sono le cose da seguire e qual è la strada e cosa allontanare definitivamente da noi. Ma basta parlare, ora Razza ce la farà sentire, io l'accompagnerò al piano. Max Romeo, Chase the Devil. Bless. Boom! Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Chase the devil out of earth. I'm gonna send it to outer space to find another race. I'm gonna send it to outer space to find another race. Satan is an evil loose man, but in can shock sits on our man. So when I shake in my lesson and if
on an iron shirt and chase the devil out of Earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Outer space to find another race.